riferita sui nostri blog, in particolare c'è il blog Life for All, che è una piattaforma per il pensiero inclusivo, quindi il tema di progettare pensando a tutti e quindi non settorializzare le problematiche delle diverse abilità o disabilità che ci sono. Quindi è un blog che vuole mettere in contatto il mondo della progettazione delle aziende e tutti i problemi dell'inclusività che ci sono, perché anche in questo campo abbiamo visto ci sono tante specializzazioni che non sempre dialogano fra loro. E poi c'è la struttura del gruppo Sole 24 e quindi andremo i contenuti di questa nostra chiacchierata andranno in onda molto presto. E il tema è sicurezza, etica ed estetica. Io vengo fatto filosofia, ma mi sono sempre occupato di design, architettura e di comunicazione in questo campo. E con i collaboratori del Sole 24 abbiamo pensato questo tema perché è un tema, non è un titolo solo provocatorio, un gioco di parole, ma riteniamo che la sicurezza è un tema legato alla progettazione, quindi a un atteggiamento progettuale e non solo un problema di rispetto delle normative, perché ci sono delle normative o perché qualcuno ci obbliga a farlo oppure perché bisogna, ma proprio un tema anche proprio di progettazione rispetto a dei valori etici, perché si parla poi di persone che lavorano e quindi di esseri umani. E secondo, è anche un problema di progettazione dal punto di vista dell'estetica, perché l'estetica non è una causa secondaria, un argomento secondario, fa parte di un tema molto importante per quanto riguarda la percezione anche immediata delle cose, dei manufatti, di tutte le situazioni. In termini di comunicazione la percezione è fondamentale, quindi in termini di sicurezza anche la segnaletica è importante, certi colori segnalano certe cose, altri qualcos'altro, abbiamo un rapporto percettivo psicologico molto forte, da qui l'estetica è anche la capacità di comunicare dei contenuti immediatamente, facilmente, che arrivino con efficacia ed efficienza all'interlocutore. Quindi l'estetica è una funzione del contenuto, non è un abbellimento, questo in architettura e nel design è praticato, molte volte viene giudicata invece solo dal punto di vista formale, invece deve diventare uno degli elementi progettuali importanti. La sicurezza va progettata e quindi c'entra anche il valore etico e il valore estetico, quindi è un gioco di parole che però allude a molte cose, insomma il panel qua presente è fatto apposta per parlare sia delle vostre realtà, delle vostre esperienze, ma anche di mettere in luce questo rapporto. Piccola digressione, abbiamo voluto creare poi questa struttura, che io me l'ero sognata ma non sapevo ancora come farla, per proprio dare questo segnale di che la sicurezza è anche bella, è piacevole, qua dentro ci si sta bene, svolge le funzioni che deve svolgere ed è un segnale anche immediato. Io mi ricordo che mio padre, architetto da piccolo, mi portava in Svizzera e mi faceva vedere la pulizia dei cantieri e mi diceva, ecco, questo è un modo bello anche di comunicare il saper fare, perché è tutto pulito, ordinato, e sono rimasto un po' con questo concetto. Ecco, a mio avviso progettare sicurezza e in genere anche si progettano cose belle, si vedono i cantieri dove c'è professionalità, dove c'è un intervento progettuale anche sul cantiere. E presumo, spero, questa è una domanda che faccio anche voi, se c'è questo nesso che è solo nella mia testa oppure è un nesso che si ritrova nella realtà. Vi chiedo adesso di autopresentarvi anche, così ciascuno di voi può dire e poi intervenire su questo tema e sulla presentazione anche delle vostre competenze, delle vostre esperienze in questo campo. Marcella Gabbiani, sono architetto, sono direttrice del Premio Internazionale Daedalo Minos alla Committenza di Architettura e consigliere di Design for All Italia. E oggi sono qui proprio per raccontare la duplice esperienza di queste due realtà attraverso alcuni esempi di progetti che coniugano questi aspetti di cui Luca Pois ha appena parlato. Buongiorno a tutti, sono Manuela Zanier, architetto anch'io, ma il mio ruolo è quello di responsabile marketing all'interno di Pirosio
e siamo noi che abbiamo fornito e progettato la struttura all'interno della quale ci troviamo. Questa è una struttura, è un ponteggio multidirezionale che normalmente si utilizza in cantieri edili, costruzioni industriali, residenziali, infrastrutture, ma che come vedete può funzionare. Aspettate un attimo. Che presso il campo prove, all'area 2 movimento terra nell'area esterna, sta per iniziare il convegno campo prove MICS abilitazioni macchine, dimostrazioni pratiche su esame finale MICS, le prove pratiche richieste per l'abilitazione. Grazie. Dicevo che questa è la prova che un prodotto pensato, progettato per un cantiere edile possa anche trovare una collocazione completamente diversa ed essere anche bello. Buongiorno a tutti, sono Gloria Domenichini, sono il direttore generale di ANCE Milano Lodi Monza e Brianza. ANCE è l'associazione di categoria di Confindustria che si occupa del settore delle costruzioni. Io ovviamente vi parlerò un po' di tutto, visto che il cantiere è il cuore dell'attività delle nostre imprese. No, se vuoi incominciare tu, vado avanti io. Così poi continuiamo da questa parte, prego. Quando mi hanno chiesto di intervenire a questo incontro, il titolo mi ha lasciato, diciamo, un attimo perplessa, perché ne avevo parlato ma non avevo mai associato questi due termini. Bene, allora, sono contento che abbia fatto questo effetto. Mi sono documentata anche grazie ai miei e ho trovato che in realtà è una questione su cui ci sono delle riflessioni da tempo, e soprattutto mi è piaciuto un articolo, una vecchia teoria che parlava sostanzialmente di, chiamata la teoria della finestra, che sostanzialmente sosteneva che in un paese laddove si sa che l'intervento sulla finestra rotta avviene immediatamente, le regole di comportamento dei soggetti che in quella dimensione territoriale vivono è una regola più di rispetto degli altri e del bene comune. Questa teoria in realtà l'abbiamo applicata, ci abbiamo provato, e mi ricordo che circa 6 o 7 anni fa, insieme con ANCE Nazionale, abbiamo siglato un accordo con ANCE, che è l'associazione dei comuni, per la promozione di questo progetto di cantiere etico. L'idea che scaturiva da un problema era quella di mettere mano all'impatto che i cantieri hanno sul tessuto urbano. Molte volte l'allestimento di un cantiere provoca una serie di problemi e anche di contenziosi con il vicinato, e si trattava di capire a quali condizioni potesse essere migliorato l'impatto del cantiere nei confronti dell'esterno. Si progettò un sistema di certificazione per conto fatta da un soggetto terzo, procedure, una sorta di sistema di qualità ma legato all'approntamento e alla gestione di un cantiere. Ovviamente non ho molti casi da raccontarvi di successo, anche se alcune esperienze hanno dimostrato che una gestione intelligente, quindi attenta a una serie di elementi, aveva ridotto notevolmente il conflitto e quindi di fatto anche i costi di gestione del cantiere e dei vari risarcimenti che invece sono dovuti per problemi insorti con la prima e la seconda cintura intorno al cantiere. Non siamo riusciti a concretizzare, da un bellissimo accordo a livello nazionale, una serie di esperienze pilota a un modello consolidato, perché ovviamente il problema andava triangolato con un terzo soggetto, che era il soggetto pubblico, che avrebbe dovuto quantomeno consentire, con delle semplificazioni di tipo amministrativo, che le azioni da mettere in campo fossero realizzate nei tempi coerenti con il bisogno di compatibilità del cantiere. Invece purtroppo il sistema delle regole impediva anche alcune azioni che erano estetiche e quindi etiche per il cantiere, ma non erano conformi alle regole di tipo urbanistico ed edilizio. Un problema, posso usare il termine allucinante, ma che in questo paese ci ritroviamo come modus operandi in tantissime situazioni. La seconda questione di cui vorrei parlarvi è che recentemente abbiamo avviato una serie di incontri con Pilosio e stiamo lavorando sul piano della collaborazione, proprio perché questa idea si è trasformata in un tema che è legato alla tecnologia.
Noi abbiamo una grande cultura proprio associativa, bilaterale, di problemi di sicurezza, ma il tema della sicurezza intrinseca, cioè della possibilità di montare o allestire un cantiere che abbia all'interno dei punti di rischio maggiori, insomma diciamocelo, le cadute dall'alto sono uno dei rischi maggiori di infortuni sul cantiere, di avere la possibilità di scegliere, spingere per tecnologie che avessero questa sicurezza intrinseca come elemento che sicuramente aiutava la crescita di una cultura della sicurezza all'interno del cantiere. Abbiamo iniziato da questo aspetto a lavorare con Pilosio e abbiamo trovato che il prodotto rispecchiava anche l'etica dell'impresa, perché è un'impresa che quindi sta lavorando in termini di progettazione sul suo prodotto con grande attenzione a questi valori, e ci siamo trovati perché è esattamente quello che anche noi come associazione e come enti paritetici stiamo facendo per affiancare le imprese. Da questa collaborazione ne sono nate alcune azioni che a breve, nelle prossime settimane, saranno oggetto di incontri e di comunicazioni specifiche. Questo tema della sicurezza è un tema che può essere visto sotto vari profili. Sicuramente un primo tema è quello della formazione e dell'educazione. Noi abbiamo scelto e lavorato come organismi paritetici, cioè costituiti da noi e dal sindacato, per la creazione del nostro sistema bilaterale, che ha nell'ESEM e nel CPT un centro diciamo di eccellenza nell'affiancamento dei lavoratori in cantiere e della parte tecnica. Il contratto dell'edilizia prevede dei costi che sono già inseriti nei costi contrattuali, e quindi è un contratto che ha una diciamo costo intrinseco in questo caso, ma è legato alla necessità di governare in un processo più ampio alcuni fattori che sono quelli della formazione, dell'addestramento, della dotazione dei mezzi di protezione individuale, delle coperture di natura assistenziale che vengono date dalla cassa edile. La cassa edile si fa carico di pagare la tredicesima per questi lavoratori, quindi raccoglie e, garantendo a questi lavoratori che hanno diciamo un tempo lavoro frammentato, perché magari non lavorano per la stessa impresa tutto un anno o non lavorano nello stesso luogo per tutto un anno, alcune garanzie di diritti fondamentali. Purtroppo oggi abbiamo un problema che rischia di incidere fortemente anche sul tema dell'estetica. Sicuramente mette in seria discussione tutte le azioni fatte di natura etica, che è il problema dei prezzi e dei costi. Oggi siamo in un momento di crisi talmente spinto e talmente strutturale che ormai la variabile prezzo e costo è diventata, sembra purtroppo, l'unica variabile di misurazione delle scelte di tipo imprenditoriale. Il primo a fare queste scelte è il soggetto pubblico. I ribassi delle gare pubbliche sono agli occhi di tutti, basta aprire i giornali e vi rendete conto cosa sta succedendo. Quindi è un po' difficile pretendere un comportamento diverso dal mercato privato quando il mercato pubblico viaggia con queste regole. Ma noi riteniamo che non ci si possa... Informiamo i signori espositori e visitatori che presso lo stand R30 al padiglione 9 è in corso il convegno sul tema recupero dell'esistente e soluzioni innovative, la meccanica a servizio del futuro, sicurezza e comfort, le nuove parole chiave del mondo della sonorizzazione. Grazie. No, ma comunque mi può essere assolutamente utile per chiudere questa prima parte. Infatti la sicurezza è, insieme all'estetica, è diventato un valore nella progettazione e diciamo lo è ormai di fatto. Noi abbiamo lavorato molto intorno a questo tema, abbiamo lavorato perché ad esempio la riduzione dei tempi di costruzione, quindi la capacità di intervenire con un progetto edilizio, mi riferisco a una casa, che abbia un tempo di cantierizzazione più ridotto attraverso l'efficientamento del processo produttivo, ovviamente riducendo il numero delle ore, riduce di fatto i rischi e le possibilità che avvengano infortuni o che la sicurezza possa perdere diciamo di efficacia, o le misure di sicurezza possono non essere
sufficientemente presidiate. Quindi il tema della qualità del prodotto, dell'innovazione e quindi del come viene approntato un cantiere su questo fronte è sicuramente sinonimo, primo, di una cultura imprenditoriale, ovvero dell'impresa capofila di attenzione a questo tema. Entrare in un cantiere ordinato e quindi un cantiere estetico, usiamo questo termine, non è soltanto una facciata, è il presupposto di una scelta imprenditoriale di lavoro e di allestimento e di gestione di quel cantiere e di conseguenza del suo prodotto con attenzione ad alcune questioni. Il secondo, l'alleanza o la collaborazione con chi fornisce le attrezzature, che siano attrezzature tecnologiche o che siano i prodotti per la realizzazione del nostro prodotto edilizio, la combinazione e l'attenzione a questo fattore diventa fondamentale per la qualità del prodotto e probabilmente diventa anche l'unica chiave vincente per il futuro quando usciremo da questa pesante crisi e ci troveremo in un mercato sicuramente ridotto, perché ahimè spazio per tutte le imprese ormai è certo non ci sarà, quindi sarà, speriamo, un mercato in cui sono rimaste le imprese migliori, ma purtroppo non potrebbe anche non essere così e questa è un'attenzione che non possiamo assolutamente lasciar cadere, dobbiamo lavorarci tutti su questo tema. Attenzione prego, informiamo i signori espositori e visitatori che presso il LEN 2, Ponte di Maglia Est, lato padiglione 6, sta per iniziare il convegno Sofistic Workshop 2012. Grazie. Prego. Manuela Zanier, Pilosio. Pilosio è all'inizio della filiera, quindi anche in termini di ricerca e sviluppo, e poi in termini di sicurezza avete due problemi, no? Quelli che montano le vostre strutture e poi quelli che ci lavorano. Racconta un po' questa esperienza Pilosio, che io ho conosciuto vedendo, perché state intervenendo molto anche sull'estero, cioè avete un approccio anche bello internazionale. Sì, ci stiamo espandendo molto all'estero. Per noi la sicurezza è un asset essenziale per il nostro sviluppo, perché riteniamo sia compito nostro, produttori di attrezzature, fornire delle attrezzature che poi possano essere utilizzate dalle persone che non sanno come l'abbiamo fatta e non sanno come l'abbiamo pensata, in maniera facile, veloce, intuitiva soprattutto, perché poi il problema delle imprese è che ci sono dei lavoratori nuovi, magari non sanno tutti l'italiano, c'è un problema di formazione che viene sempre fatto e che noi facciamo anche alle imprese, però ci possono essere delle carenze, quindi noi alla base progettiamo le nostre attrezzature in modo che possano essere veloci da montare, perché questo è un vantaggio economico per le imprese. Facili da montare, perché questo significa maggior sicurezza e maggior tranquillità sia per il capocantiere che per gli operai. Pensate affinché la sicurezza sia il primo elemento all'interno di un cantiere. Noi sappiamo che se un capocantiere sa che l'attrezzatura può avere dei punti negativi, non è tranquillo, gli operai non lavorano bene. Invece quando gli operai sono messi in condizione, sono formati, sono messi in condizione di utilizzare delle attrezzature che sono sufficientemente flessibili per risolvere tutti i problemi che quotidianamente hanno in cantiere, sono facili, sanno come usarli e si sentono tranquilli, sicuramente il cantiere funziona molto meglio e diventa anche più, rende molto meglio. Inoltre per noi sicurezza significa anche pensare i prodotti affinché ovviamente siano flessibili, perché poi i problemi di cantiere sono infiniti, e ci piace anche che i nostri prodotti che vengono utilizzati nel nostro cantiere possano lasciare un cantiere pulito. Qua ci sono delle foto che noi abbiamo portato dei nostri cantieri. Le attrezzature che sono standard danno la possibilità di essere riutilizzate nel tempo, sono state pensate per essere stoccate, immagazzinate, movimentate in un certo modo e danno la possibilità di avere dei cantieri puliti, e quindi la pulizia è un fattore estetico essenziale sia per i lavoratori ma anche per chi passa fuori, che vede un cantiere pulito e dà
senz'altro l'idea che c'è un ordine, una garanzia, un rigore anche nel modo di costruire. Per quanto riguarda l'estetica, anche questo è un altro asset per noi molto importante per il nostro sviluppo, perché in questo mercato noi non possiamo confrontarci solo sul prezzo. Noi dobbiamo necessariamente fornire un servizio che è completo. Servizio completo significa progettare il prodotto non soltanto con un certo costo, con una certa qualità di resistenza e di funzionalità ovviamente, però anche progettare un prodotto che dia dei risultati, cioè anche affiancare assieme al prodotto tutta una serie di servizi che diano modo all'impresa di lavorare meglio, di ottimizzare il proprio lavoro. Quindi è questo insieme di progettazione di una della sicurezza, delle caratteristiche ovviamente intrinseche dell'attrezzatura su cui non si discute. Informiamo i signori espositori e i visitatori che alle ore 11 presso lo stand F25G28 regolamento in posa 2012 al padiglione 18 si terrà il convegno sul tema verifica della corretta posa in opera dei serramenti. Grazie. Quindi dicevo, qualità elevata del prodotto, elevata funzionalità e modularità e un servizio completo a favore per affiancare l'impresa edile e un'attenzione anche all'estetica che deriva un po' dalle tre cose precedentemente dette, questo è secondo noi quello che è per noi estetica e sicurezza. Quindi sta emergendo proprio che il termine progettazione si adatta perfettamente a questo genere di cose da tutti i punti di vista, quindi progettazione del prodotto, progettazione di servizio, ma anche progettazione del rapporto che c'è in termini proprio anche sociali e culturali, come cultura del lavoro. Sì, certo. Noi non possiamo permetterci di progettare per esempio una cassaforma soltanto pensando ai problemi di getto del calcestruzzo. Però c'è un utilizzo, c'è una questione di formazione, c'è una questione di progetto, di affiancare l'impresa per progettare, per definire assieme a loro il progetto in base, cioè, come dire, l'utilizzo di quel tipo di cassaforme lì sulla base di ogni loro tipo di progetto. Dobbiamo affiancare, li affianchiamo anche per definire assieme a loro le fasi di lavoro. Le fasi di lavoro sono essenziali per ottenere un'ottimizzazione del cantiere. Ottimizzazione del cantiere vuol dire lavorare meglio, vuol dire lavorare in maggior sicurezza, vuol dire ottimizzare tempi e costi, che è una cosa fondamentale per l'impresa edile. E quindi è un complesso di elementi. Quindi il termine progetto, io sono un fattore di questo, cioè sviluppare la cultura del progetto, quindi anche diffondere il valore del progetto significa anche anticipare il problema e non trovare la soluzione quando il problema ha dato i suoi frutti negativi, no? Quindi questa progettazione, torniamo proprio al concetto intrinseco della parola design, che vuol dire all'anglosassone progetto. Design for all, di cui ti occupi tu, c'entra molto con questo atteggiamento, nel senso di prevenire e all'interno della progettazione di un oggetto, di un servizio, di un ambiente. Sì, e poi è proprio fondamentale che questo avvenga sin dall'inizio, perché effettivamente un cantiere in sicurezza e ordinato garantisce anche una sequenza dei lavori che ad esempio per noi progettisti è fondamentale nel seguire, perché spesso accade che un cantiere, se non ben organizzato, ha tutta una serie di problematiche derivanti dal fatto che appunto la successione delle operazioni non è quella che sarebbe ottimale per ottenere alla fine un prodotto di qualità. E questo vale sia per un'architettura che per un oggetto di design. Mi viene in mente che qualche anno fa abbiamo fatto un laboratorio con un'azienda che produce un percorso tattile per i ciechi, e abbiamo fatto questo laboratorio montando una parte di questo percorso in azienda con i progettisti del percorso tattile e provandolo con persone non vedenti, ipovedenti e in carrozzina col bastone, insomma, per vedere, perché spesso le esigenze dell'uno non corrispondono con quelle dell'altro. Qualcuno voleva, appunto, ad esempio i ciechi avevano bisogno di una certa rilievo del percorso, mentre magari chi aveva il bastone chiedeva di ridurlo al minimo.
E quindi a un certo punto però ci siamo accorti che in tutto questo mancava una figura fondamentale, che erano i posatori. E da questo stava derivando anche un errore che nel corso di questo laboratorio abbiamo sistemato, che era praticamente un orientamento delle piastrelle che si stavano disegnando, per cui se poi qualcuno posandole le metteva storte, tutto il messaggio del percorso era fuorviante, era sbagliato. E quindi spesso quando si pensa al for all e all'utente, effettivamente si tende ancora, se già si fa il passo di pensare e di progettare per poi chi utilizza gli edifici, a non pensare a tutto il processo che sta prima della messa in funzione del prodotto che si sta disegnando, e quindi a chi posa, a chi lavora nel cantiere, che appunto si diceva della facilità. Attenzione, prego. Comunichiamo a tutti i tecnici delle pubbliche amministrazioni, comuni, province e regioni, che al centro servizi, presso la sala Geni, in ambito di costruire pubblico e ancora di UNITE, Unione Nazionale Italiana Tecnici Enti Locali, è in corso il convegno Appalti pubblici e contratti, filosofia del cambiamento e auspici di cambiamento della filosofia. Grazie. Noi ci scusiamo, la prossima volta invitiamo la signorina al dibattito perché ci darà il suo contributo. Ecco, quindi appunto anche tutta la fase progettuale e di processo di produzione ha una serie di attori che non sono semplicemente gli utilizzatori finali, di cui tenere assolutamente conto, sia per la qualità del prodotto, sia poi per una questione di rispetto delle persone e anche di organizzazione del lavoro. E l'altra cosa forse che poi, un altro spunto che mi è venuto dai vostri precedenti discorsi, è anche quello della condivisione di soprattutto cantieri importanti, cioè alcuni cantieri molto grandi vengono fatti visitare e quindi hanno le caratteristiche per poter essere visitate dalle persone, però spesso sono visitati da architetti e non ci potrebbe essere addirittura un modo per condividere soprattutto quando un cantiere ha un impatto in un centro storico, per cui magari per un paio d'anni può creare anche dei disagi per chi ci abita. Attenzione, prego. Informiamo i signori espositori e visitatori che presso la sala Aries del centro servizi è in corso il convegno sul tema il mercato delle fermature di certificazione delle imprese, propensione alla sicurezza, lavori e analisi dei ruoli degli operatori. Grazie. Dicevo semplicemente che un cantiere ben organizzato e sicuro potrebbe essere anche l'occasione per far condividere ad una comunità un progetto che viene inserito, perché ogni progetto è un cambiamento, è una richiesta di pazienza per chi lo deve ospitare, cioè, quindi deve conviverci, e potrebbe diventare anche un modo per una maggiore trasparenza. Non so se iniziare a raccontare alcune esperienze. Allora, faccio una premessa: questo premio alla committenza è un premio che viene dato ai committenti, appunto gli architetti, e una giuria che è composta di scrittori, imprenditori, personaggi che si occupano di architettura, ma non sono tutti addetti ai lavori, legge le storie che hanno generato opere di qualità e individua dei committenti che hanno dato degli input interessanti o comunque hanno contribuito con l'architetto, nel rispetto dei ruoli di entrambi, a portare ad un progetto che ha delle particolarità. E il premio del Dell'Ominosse dal 2001 ha il patrocinio di Design for All Italia, che è un'associazione che si occupa proprio della sensibilizzazione sul tema del for all all'interno del design, cioè proprio di queste cose di cui ho un po' accennato, cioè di mettere al centro l'utilizzatore e disegnare per tutti. Attenzione, nel senso di prevedere che i progetti sono composti sia di una componente estetica ma anche di una funzionale, che sono strettamente connesse e non si disegna un qualcosa che poi viene vestito di un'estetica. Questi due elementi devono essere presenti sin dall'inizio. Quindi è stata fatta a seguito di questo patrocinio è stato creato un premio speciale che viene dato ad architetture che abbiano dei particolari valori di design for all.
non sono architetture perfette, nel senso che c'è sempre qualcosa che non va, anche da un punto di vista del design for all. È chiaro che poi un progetto è un compromesso, per cui non pretendiamo la perfezione, però ciascuno di questi progetti ha dimostrato un processo che è stato effettuato con ordine e con una metodologia, tenendo conto proprio di chi andrà ad utilizzare il manufatto o l'edificio. In questo caso, questo è l'ultimo premio che abbiamo dato nel 2011 alla Lega del Filo d'Oro per un centro di ragazzi che sono sordociechi. E la sfida dell'architetto che è stata molto, molto grande, perché ha dovuto creare un complesso multisensoriale da un certo punto di vista, cioè cercando di consentire agli ospiti di questa struttura di poterne usufruire utilizzando i sensi a loro disposizione. Quindi ci sono giardini con, all'interno con piante aromatiche, profumate, contrasti tattili all'interno dell'edificio, quindi di materiali che hanno diverse superfici, diverse consistenze, in modo di consentire un contatto e un dialogo con queste persone. Questo invece è molto interessante, siamo in Brasile, 2008, committente è una psicologa appassionata di design, è una donna che ha girato tutto il mondo e ha voluto costruire una scuola per bambini, sono bambini dai 3 ai 5 anni, e ha raccolto oggetti di design in tutto il mondo che fossero stimolanti per i bambini, non banali e semplificanti. E questa scuola ha una serie di caratteristiche, intanto si gioca tutto su contrasti cromatici che hanno delle valenze psicologiche nell'apprendimento dei bambini. Ha un sistema di rampe interno per cui consente alle mamme con le carrozzine di portare i bambini a scuola senza dover fare le scale o prendere l'ascensore, e anche ai genitori che magari sono in carrozzina di poter accompagnare autonomamente i bambini alla scuola. Poi naturalmente c'è un sistema anche di ascensori per montacarichi, però è proprio pensata in questo senso, e anche questa è un progetto molto attento alla multisensorialità, quindi alla tatticità dei materiali, ai contrasti cromatici, ed è un programma proprio voluto da una figura che non è un architetto, che però con il suo architetto ha fortemente contribuito a generare un progetto di questo tipo. Questa è la Skyline Lab di Snaidero, anche qui interessante, un progetto che era nato finalizzato a persone con problemi spinali, quindi era stato fatto anche una ricerca scientifica sulle necessità di persone che avevano questi problemi. Poi ci si è accorti che in realtà molti di questi abitano in famiglia e che quindi doveva essere una cucina che poteva essere utilizzata anche per i familiari, e che tante cose che sono comode per chi ha problemi motori possono essere comode anche per le persone normodotate, e quindi è stato uno dei prodotti che ha avuto una vendita enorme per l'azienda, anche oltre le aspettative, con alcuni aggiustamenti, cioè è modulare per cui è diversamente componibile a seconda delle esigenze dell'utente. E questo è proprio un esempio di come è diventata una tra le più vendute dell'azienda, cioè nata specifica, poi è diventato un successo commerciale. E beh, questa è una componente importante, perché forse l'altra E potrebbe essere proprio quella economica. Infatti era accennata prima. Che devo fare dopo al lancio e su questo tema. Questa è una casa in Giappone, è sempre una persona con problemi motori che ha dato per scontato che la casa fosse utilizzabile, anche questa è multisensoriale, è molto zen come casa, forse per noi è un po' abbacinante per certi aspetti, ma è fatto in modo di poter portare le stagioni all'interno dell'edificio attraverso questi sistemi di giardini in acciaio, dove appunto la neve, l'acqua hanno tutta una serie di riverberi sonori e visivi particolari. La casa è ovviamente tutta accessibile. E questa, spendo due parole in più della precedente, invece è una casa voluta da due farmacisti, sempre appassionati di architettura, che andati in pensione hanno costruito una casa per la loro vecchiaia. E mi raccontavano che quando l'hanno detto gli amici erano inorriditi, dicendovi andate a fare un ospedale. In realtà hanno incaricato un designer piuttosto noto e hanno semplicemente chiesto una casa di design che però fosse modificabile nel tempo
e facilmente utilizzabile. Ma gli accorgimenti non sono poi tantissimi, cioè la casa non ha scalini, è tutta sul piano, le porte sono predisposte per essere scorrevoli attraverso un sistema domotico a raggi infrarossi, per cui non devono nemmeno rifare le tracce sui muri se vogliono aggiungere degli interruttori. Hanno una piscina interna che è a più livelli, per cui potrebbe prevedere anche l'accompagnamento in futuro, e quindi alla fine è stata una casa molto pubblicata, anche una parete verde, insomma hanno curato moltissimo l'aspetto estetico di progetto e di design, pur mettendo come paletti il fatto che fosse una casa for all. Questo era il primo premio che abbiamo dato con Design for All Italia, e qui abbiamo scelto l'edificio perché è un edificio produttivo, cioè la scelta è andata sul fatto che questa azienda nella propria fabbrica è andata oltre la normativa che prevede la visitabilità di alcuni ambienti e basta, e ha cercato di fare un edificio da utilizzare anche per degli eventi che fosse aperto anche a persone con problemi di mobilità. Questo ci era sembrato, soprattutto nel 2001, un bel segno anche nei confronti così del panorama italiano, che poteva essere un esempio, perché poi i premi si danno per fare degli esempi, non hanno altra funzione. Grazie. E mi è venuto da fare una domanda al Lince. Cioè, questo tema della, diciamo, terza E, l'economia, cioè il problema economico, che sensibilità c'è a livello italiano sul rapporto fra immagine e profitto? Uso proprio una parola più specifica, nel senso che ogni azione, e questo invece parliamo di etica, dice Savater, è pedagogica, cioè comunica qualcosa, quindi si comunica anche nel male, oppure se non comunico sottraggo qualcosa, oppure non utilizzo qualcosa per comunicare qualcosa. Quindi in termini di comunicazione, io mi occupo di questo, anche in termini di sicurezza, quindi l'estetica del mio lavoro comunica dei valori di business, dei valori aziendali, del proprio brand. Che consapevolezza c'è che se io faccio anche un bel cantiere visitabile, cioè, tra virgolette, posso anche vendere meglio, quindi con dei valori aggiunti, o comunicare meglio, diffondere meglio il mio messaggio? Questo rapporto è molto stretto e noi lo sappiamo, e le aziende più, diciamo, sono grandi, più investono anche professionalmente in queste cose. A livello diffuso, questa consapevolezza del nesso fra immagine, comunicazione e anche sviluppo del proprio business c'è, o un terreno su cui magari lavorarci? Beh, la sua domanda tocca aspetti, diciamo, con DNA diverso, quindi la incomincerei a segmentare, perché non è possibile dare una risposta unica. Allora, sicuramente il rapporto tra costi e prodotto, mettiamolo in questi termini, l'ho detto prima, è diventato centrale. Purtroppo è diventato centrale in negativo, cioè quello che conta è il ribasso. Però credo che sia una tendenza che non premia, non avrà la possibilità di diventare un modello consolidato. Su questo noi abbiamo lavorato, abbiamo fatto con l'Ordine degli Architetti di Milano, con Federlegno Arredo, con una serie di altri soggetti, come di Milano, un bando europeo che si chiama Housing Contest, dove la scommessa a monte era: si può proporre un edificio, diciamo, con alte prestazioni e bello, a bassi costi. E diciamo, questo bando ha avuto un grande successo, hanno partecipato 150 imprese che insieme con i progettisti hanno lavorato insieme, perché non era possibile scinderlo, sulla diciamo, creazione di un progetto che però avesse anche già un computo metrico, quindi non era una bella idea progettuale, è una cosa che si può fare, con una, diciamo, una serie di paletti che sono stati posti. Quindi sicuramente questo, nella convinzione che la parte economica è fondamentale, ma è anche vero che stiamo andando verso un'economia in cui la forbice tra redditi bassi e redditi alti si amplia, e quindi la necessità di qualificare anche il prodotto che va in un reddito basso diventa fondamentale per la sopravvivenza del sistema economico, oltre che per una questione etica.
Quindi questo per quanto riguarda il prodotto. Quando si iniziò a parlare di sostenibilità, tutti si buttarono sulle prime due gambe del famoso, la parte ambientale e la parte sociale. In realtà la parte economica è non indifferente nelle scelte e nel risultato di questa sostenibilità. Il settore delle costruzioni è un settore che per colpa sua in questi anni ha abbandonato la capacità di fare ricerca, quindi compra la ricerca di altri e ne seleziona del mercato, diciamo, quella migliore ai fini della realizzazione di un prodotto. Questo, diciamo, questo ponte non è un ponte che ha favorito la crescita, per cui e anzi è un sistema che rischia nel tempo di depauperare completamente il valore del costruttore in tutto questo processo, perché poi sulle logiche valgono quelle di marketing purtroppo ancora prima di quelle di qualità del prodotto. Proprio per questo quattro anni fa abbiamo partecipato a un bando di Industria 2015, allora era Bersani il ministro dell'Industria e siamo stati assegnatari di un progetto che si chiama Innovance. E la faccio molto breve, ma questo progetto è veramente, allora era all'avanguardia. Ovviamente ci abbiamo impiegato 5 anni per farlo partire, oggi è in linea con le tendenze di interoperabilità, dove la scommessa è di creare un prodotto destinato ai progettisti che possa consentire di inserire e mescolare tutte le variabili di tipo prestazionale ed economico in modo da ottenere un prodotto che sia in fase progettuale, per così dire, leggibile a 360 gradi, ma che sia interoperabile col cantiere, perché spesso avviene che la progettazione è di scarsa qualità, non ce lo possiamo nascondere, e quindi i problemi di scarsa qualità progettuali vanno risolti in fase esecutiva, o viceversa, un progetto di altissima qualità architettonica ma in realtà all'interno di una struttura realizzativa che non ha le stesse prestazioni. Questo prodotto, diciamo, che entra nell'applicazione concreta di un MIM, consentirà di avere un sistema di progettazione molto innovativo, lo stiamo facendo con una cordata con SAP, che permetterà quindi poi in fase di cantierizzazione all'esecuzione di una variante di vedere immediatamente cosa avviene in termini complessivi sul progetto, sul fronte economico e prestazionale. Il progetto finisce tra 2 anni e speriamo, è un progetto che vale 14 milioni di euro. Stiamo lavorando con 3 politecnici, con il CNR, l'Enea, veramente è un'operazione che ci ha un po' sconvolto come imprenditori, ma che comunque ci auguriamo porterà un prodotto veramente, diciamo, nuovo nel modo di relazionare progettazione e costruzione. Ovviamente a monte c'è tutta la catena di collaborazione con la filiera della produzione, infatti a monte stiamo lavorando con Federlegno, Federvetro, insomma tutte le categorie, perché è fondamentale che poi in questo sistema entri anche la componente dei materiali e dei prodotti che servono per realizzare. Pensiamo che la variabile economica possa non diventare l'elemento determinante nelle scelte progettuali se gestita e se valorizzata. Lasciata invece come valore unico oggi del mercato è sicuramente foriera di un sacco di guai per tutti, prima di tutto per chi lavora in questo sistema economico, ma le costruzioni, ricordiamocele, ogni euro investito in costruzioni se ne porta dietro 3 nei settori dell'indotto, ogni operaio in cantiere ne porta dietro 3 legati ad altri settori di produzione. Quindi la crisi e il fermo dell'edilizia in realtà vuol dire la crisi e il fermo di tutti i settori che alimentano questo mercato. Quindi analogamente, se l'innovazione riusciamo a farla partire dal progetto e dal cantiere, anche l'innovazione che deriva dai settori collegati forse si premierà maggiormente la qualità invece che logiche di marketing e solo economiche dei prodotti. Beh, mi sembra molto
rassicurante per il futuro, perché c'è un investimento in ricerca e soprattutto anche in trasversalità dei problemi. Volevo un racconto invece da filosofo, visto che avete avuto un premio recentemente, in che quadro si è inserito questa attività, se ci racconti? Certo, noi abbiamo istituito 2 anni fa un premio, il titolo è Premio Internazionale Costruire la Pace, proprio perché volevamo anche noi avere l'occasione di cercare e conoscere quelle persone, quegli attori che sono in grado di costruire qualcosa, ma non la costruzione più grande del mondo, più importante o con il budget più rilevato, però una costruzione che avesse in qualche modo attenzione particolare all'ambiente, alle persone che ci lavorano, comunque fosse dedicata a qualcos'altro, a qualcun altro. L'anno scorso era la prima edizione del premio, abbiamo premiato Mario Collavino della Collavino Construction. Si tratta di un friulano che è emigrato in Canada 30 o 40 anni fa e la sua impresa edile, che è la seconda in Canada, sta in questo momento costruendo le Freedom Towers a New York. L'anno scorso ricorreva tra l'altro il 10° anno del triste evento e quindi noi abbiamo voluto riconoscere a lui questo premio. Quest'anno invece il premio si è svolto 3 settimane fa presso la nostra sede a Udine e abbiamo premiato l'architetto Mario Cucinella per un progetto molto interessante che ha fatto, si tratta di un grande progetto di cui però è stata costruita soltanto la prima parte, e quindi una scuola a Gaza. Si tratta di una scuola totalmente autosostenibile e costruita in una zona estremamente complessa, sia dal punto di vista della gestione del cantiere, ma anche di una situazione che veramente noi non ci rendiamo nemmeno conto di che cosa possa comportare. Però quello che ha fatto Mario Cucinella non è solo di pensare a questo progetto fatto secondo le logiche, un progetto che un tipo di scuola che possa essere trasportato in qualsiasi altro posto del mondo dove possa servire degli edifici di quel genere lì, ma che comunque quell'edificio poi può essere destinato a qualsiasi altro impiego, con una tecnologia quindi che dà la possibilità di non dipendere dagli altri per quanto riguarda le energie. E quindi abbiamo premiato lui per questo premio. Un'altra domanda invece sul prodotto, visto anche nelle foto che l'applicazione del vostro prodotto, a parte questa che ci siamo inventati qua e mi sta facendo venire altri pensieri per il futuro di cui parliamo dopo, ho visto che ci sono anche applicazioni di altro tipo, per esempio anche in termini di spettacolo, di altre installazioni. Sì, questo particolare, chiamiamolo prodotto, un'attrezzatura, è estremamente modulare, è estremamente anche, ha delle caratteristiche tecniche notevoli, per cui dà la possibilità di essere impiegato naturalmente come ponteggio di facciata, che è il primo elemento. Come lo utilizziamo in casi di ristrutturazione, per esempio quando bisogna lavorare all'interno o all'interno e all'esterno di una cupola, perché quando ci sono dei tetti per esempio pericolanti, riusciamo a fare delle strutture molto grandi con dei ponti molto elevati. All'Aquila abbiamo realizzato un ponte di 40 metri perché non ci si poteva appoggiare sulla chiesa, perché era sulla basilica di San Bernardino, perché era completamente, i muri erano completamente lesionati, quindi abbiamo fatto un ponteggio che parte dalla piazza del chiostro, sale a sbalzo 40 metri, fa il giro attorno alla cupola di cui c'era uno specchio che era completamente crollato e scende sull'altra piazza. Questo è un prodotto che ci dà la possibilità di fare questo tipo di struttura. Con questo prodotto si fanno anche delle strutture ad altissima portata per gettare per esempio dei solai. Abbiamo fatto al momento a Torino, abbiamo delle torri con questo prodotto qua alte 25 metri che reggono un peso elevatissimo, perché c'era un problema in cantiere per cui c'era pochissimo spazio, quindi non si potevano mettere delle grandi strutture. Quindi è un prodotto che richiede ovviamente
una parte progettuale da parte dei miei colleghi ingegneri strutturisti molto, cioè molto complessa, però di fatto ci dà tantissime soddisfazioni. Nel settore spettacolo noi usiamo questo conteggio per creare strutture per lo spettacolo e ultimamente abbiamo fatto anche delle cose per delle mostre d'arte. Quindi è molto versatile, quindi anche tra l'altro anche nel mondo dello spettacolo il tema della sicurezza abbiamo visto recentemente è molto alto anche per la catena magari di improvvisazione che c'è a valle, insomma, quindi riuscire a avere un prodotto che funzioni è assolutamente necessario. Tra l'altro ho visto, ho lavorato con voi insieme anche all'architetto Vigoni, con la squadra che c'era, con i vostri ingegneri ma anche con la squadra del Tecnogroup che ha lavorato. Ed è una specie anche di meccano in cui si possono fare delle variazioni in campo, proprio anche per i tempi che abbiamo avuto, poi si vede fisicamente alcune cose, quindi anche in campo si riesce a modificare facilmente, cioè si interviene abbastanza facilmente per poter risolvere problemi non visti prima oppure funzioni che servono e si individuano all'ultimo momento, visto una versatilità estrema e sempre in condizioni di ottima sicurezza. Quindi anche i vostri, diciamo, allestitori che non fanno parte della vostra società ma sono partner e collaboratori sono molto strutturati bene per fare questo lavoro. Sì, certo, a parte che ovviamente vi abbiamo mandato delle persone assolutamente fidate che sapevamo flessibile, abbiamo visto essere poi in grado di montare in pochissimo tempo questo. Ma uno dei grandi problemi del cantiere è che per quanto l'architetto e i progettisti possano prevedere le problematiche, di fatto poi in cantiere succedono tantissimi inconvenienti e imprevisti. Per cui a noi tocca, diciamo, il compito anche di progettare un prodotto che dia diverse possibilità, diverse soluzioni, perché poi quando si è in cantiere la soluzione va trovata. Loro devono rispettare dei tempi, devono costruire delle cose, l'operaio deve riuscire a farlo. E quindi noi abbiamo il compito di favorire loro questo compito. Ovviamente noi formiamo, abbiamo uno studio tecnico che interviene anche durante, noi prepariamo per esempio le fasi di lavoro, facciamo i progetti esecutivi di come utilizzare la nostra attrezzatura. Spesso ci succede di fare delle varianti in corso d'opera, studiamo assieme a loro delle soluzioni, gli mandiamo i disegni e loro modificano in corso d'opera. Una domanda alla professionista, la committenza è sensibile sul tema della sicurezza abbastanza oppure è una sollecitazione che dovete anche effettuare voi professionisti? È una sollecitazione abbastanza dura da far passare, sì. È uno di quei costi che sono visti un po' come no, un altro Africa, no? Attenzione, sta parlando. Facciamo a fare distinguere. No, è chiaro. È chiaro, però comunque è uno dei costi che sono comunque visti, adesso stiamo parlando dell'atteggiamento, sono comunque ancora visti, secondo me, come adesso qui parlo della committenza privata, ad esempio. Sono costi dei quali il committente privato non ha una grande sensibilità. Assolutamente, no. Dipende, e quindi dipende, certo, da state parlando. Certo. Chiaro. Maria forse. La signora Maria non ha neanche gli strumenti per poter. In materia di sicurezza sono talmente le norme in materia di sicurezza riguardano il committente, tutta la filiera, nel caso dell'edilizia, cioè di imprese che applicano il contratto, quindi sono edili, sono talmente stringenti perché c'è una responsabilità solidale che comporta per il committente la filiera. Certo che se poi in cantiere io faccio gli allestimenti usando lavoratori di imprese che applicano il contratto del commercio, perché ritengo prevalente il costo del ferro su quello del lavoro, allora c'è, cioè, il problema e cominciamo a distinguere. Allora non parliamo per favore genericamente di imprese, parliamo di soggetti che fanno finta di fare gli imprenditori. E su questo allora andiamo insieme a stanarli.
e a portarle in cuore. Portando la mia esperienza su alcuni cantieri in cui mi sono trovata a dover lavorare in edifici che erano in esercizio, per cui in cui c'erano persone che visitavano e dovevano fare gli ampliamenti, ovviamente l'attenzione è stata tanta. Io sto parlando del committente in questo caso comunque, e anche del committente privato, anche il committente di tutti i giorni. È chiaro che la legge è molto complessa. Perché per noi il committente normalmente è un'altra impresa nostra, però non è un'impresa promotore o quant'altro, o addirittura l'impresa generale. Allora io per impresa intendo l'impresa, per il committente intendo il committente, talvolta possono coincidere, però... Allora diciamo il committente, signora Maria. Allora beh, il committente di una volta nella vita non ha neanche gli strumenti per poter capire la legge, tanto che la legge serve proprio per dare la responsabilità ai progettisti, alle imprese, anche al committente, però una formula che è, secondo tutta una scaletta di responsabilità, per cui lì non si può nemmeno pretendere che una persona non ha le competenze tecniche. Diciamo che il committente medio, che magari fa anche un'opera di maggior impatto, che l'ha fatto più volte, se devo essere sincera, non è la priorità quella della sicurezza. È una cosa che la legge impone, che si segue, ma spesso i piani che ne escono sono anche molto standard, cioè sono anche fatti seguendo la legge in una maniera molto standard. Penso che il dibattito potrebbe essere molto lungo, che i casi sono molto diversi e che dipende anche dall'entità di un cantiere. Un cantiere integrato e molto organizzato è un'altra cosa e richiede tutta una serie di passaggi che sono fondamentali, però non costituisce la maggior parte delle situazioni. Sono tante situazioni piccole e intermedie in cui le cose sono... Se posso aggiungere... Forse non tutti lo sanno, ma alcune volte, spesso, sicurezza significa anche ottimizzazione del cantiere. Ottimizzazione significa riduzione dei costi, quindi un vantaggio per l'impresa. Quello che certamente manca è la consapevolezza di questo connubio, che sicurezza significa ottimizzazione, quindi riduzione dei costi. Se posso permettermi di intervenire in questo punto... Se posso permettermi di intervenire su questo punto, no, della sensibilità che c'è ed è manifesta o meno da parte della committenza rispetto alle sicurezza sui cantieri, francamente avete in questo momento, secondo me, ragione entrambi, chi vede la cosa dal punto di vista della progettazione, chi la vede dal punto di vista dell'azienda. Aggiungo però che giustamente bisogna fare un attimino una fotografia di quanto, cosa e come viene costruito, laddove giustamente ANCE interviene fotografando una situazione che è una situazione super controllata, super istituzionale, con cantieri di un certo tipo, con committenze di un certo tipo che non si sognano nemmeno, perché sarebbe una diseconomia tale affrontare un cantiere come, banalizzo, City Life, avendo dei punti oscuri sulla sicurezza, sarebbe una follia. Però è vero, obiettivamente è vero, che chi fa la professione a 360 gradi sa che esiste veramente uno spaccato infinito e che spesso noi progettisti ci troviamo a maneggiare situazioni che con quelle di City Life non hanno veramente nulla a che fare, e muovono, voglio dire, è come tante formichine che messe insieme probabilmente muovono gli stessi metri cubi che muovono i big dell'edilizia. Ecco perché è molto più difficile controllare la sicurezza in quel tipo di situazione, laddove lì davvero il committente non è né la signora Pina né l'impresa, diciamo, d'eccellenza dell'ANCE, ma è quel sottobosco di imprese che tutti quanti, noi, voi, tutti colpevolmente abbiamo permesso che negli ultimi 30 anni, come dire, giustamente, come dice la signora dell'ANCE, negli ultimi 30 anni bastava che uno avesse costruito 4 case e si sentiva in diritto di aprire la partita IVA come imprenditore edile, non c'era controllo, o anche senza, ecco, magari avendo solo messo 4 piastrelle a casa di... Allora, colpevolmente il settore edile, visto che sappiamo che c'è stata una buffata generica, senza controllo, senza ricerca, o meglio, abbandonando progressivamente la ricerca, senza controllare motivazioni, necessità,
tempi, costi, cioè si costruiva per costruire, perché era più importante costruire in quanto depositare magari di un finanziamento già pronto, che non costruire perché davvero c'era la necessità di farlo, ma qua mi fermo perché apriamo, Allora, quindi la situazione è complicatissima, però devo dire, ragione da tutte e due ovviamente, ci mancherebbe altro che un'azienda seria si possa permettere di buttare su la fotocopia del POP, del piano operativo di sicurezza, così perché c'è standard, e però è pur vero che a volte noi ci troviamo a gestire delle situazioni disperate. In questo senso credo che l'impegno professionale è anche di mettersi in rete in queste esperienze, quindi anche di far saltare fuori queste problematiche, è sicuramente un aiuto, cioè far crescere la professionalità, ma anche il grado di poter fra di noi fare network, sia di ricerca che di... Sì, io le dico soltanto che abbiamo fatto un'analisi su dei dati in provincia di Milano, diciamo che non ho ancora un dato preciso sul valore economico, per cui parlo di imprese. Negli ultimi 12 mesi hanno lavorato in notifica, quindi secondo me è un'impresa che non è neanche in notifica, non è un'impresa, è un professionista che lavora con quelle imprese, è meglio che si nasconda e che neanche scusi e venga a dire che ci sono queste imprese, perché sennò noi una battaglia che perderemo sempre se tutti insieme non li facciamo fuori. Di 26.000 imprese in notifica, quindi si presuppone che almeno insomma non siano proprio l'impresa, solo 1.700 sono imprese iscritte in casse edile e iscritte in Camera di Commercio di Milano, di 26.000 1.700. Allora adesso le andiamo... Meno del 10%. Assolutamente sì, adesso le stiamo selezionando perché sono comunque cantieri, ammettiamo che gli impiantisti... Dubito che però gli impiantisti abbiano occupato quella fetta. Il dramma è che il 60% di queste imprese non sono milanesi né monzesi, vengono dalla Lombardia o dal resto d'Italia. Allora, in una fiera è assurdo parlare di territorialità, però da qualche parte bisogna pur partire. Allora, se io ho un sistema come quello milanese, dove abbiamo gli ispettori di Cassedile, gli ispettori del CPT, andiamo a controllare i cantieri, abbiamo fatto, diciamo, per primi un programma di accesso per cui nei cantieri delle imprese iscritte di Cassedile gli regaliamo il sistema per il controllo elettronico degli accessi. Poi CityLife, Tema hanno un software per la gestione di questa cosa, ma io parlo anche di cantieri medio, piccoli, per cui le imprese abbiamo sotto controllo le notifiche, la filiera del subappalto, controlliamo quante ore di contribuzione sono versate. La domanda è, ma questa battaglia siamo solo noi, chi abbiamo dietro? Allora forse se insieme proviamo a fare questa battaglia, e allora invece di continuare a dirci mi scusi ma non ce l'ho con lei, e le imprese di costruzioni sono così, e le imprese di costruzioni sono così, con una reputazione che poi ci gioca solo che quando fanno le leggi, chissà perché la patente a punti solo quelli dell'edilizia, perché in cantiere non ci stanno anche gli impiantisti, no, la patente a punti solo per gli edili, ma stiamo scherzando? Fra un po' ci troveremo con un sistema cantiere in cui avremo i rumeni, avremo di tutto, avremo le imprese italiane peggiore, la mafia e tutto, e le imprese storiche, dinastie di imprenditori che hanno fatto grande, che hanno costruito nel mondo, le avremo completamente annientate. Allora mi scusi, non ce l'ho con lei, però questa storia più o meno mi sembra che siamo allineata alla fine. Assolutamente, ma insomma, nel senso che quando facciamo questi incontri mi sento dire sì, purtroppo per le imprese la sicurezza non conta. Allora vi prego, per quelle imprese per le quali la sicurezza non conta, che siano ovviamente un committente, aiutateci a fare cultura su questi soggetti, perché io non dico di mandargli l'ispezione tutti i giorni, però se serve facciamo anche questo. Allora lì tu non la vuoi capire, io ti mando tutti i giorni un tecnico della cassa edile a controllare se sono in regola gli operai che hai in cantiere. Non ti basta, ti mando il CPT. Certo, non è una cosa che come privati, cioè che come sistema bilaterale possiamo reggere con 26.000 imprese di cui solo 1.700
tracciate, ma lo stiamo facendo, però insomma ci piacerebbe che questa comunicazione fosse scarsa da parte nostra su quello che facciamo, avesse la condivisione di quella parte sana dell'economia che sono i nostri fornitori, che sono i progettisti che ci credono, perché se insieme non proviamo a spingere un cambiamento di rotta, secondo me è anche veramente una battaglia persa. Beh, io questo messaggio lo porto alla su Architetti, perché noi di fare rete siamo disponibilissimi e cerchiamo di farla e anche di intervenire su queste cose, per cui lo porterò. Ma io colgo l'occasione, nel senso che lo spirito già, visto il tema e la selezione anche delle persone in campi diversi, fa parte un po' anche un atteggiamento che ho molto di creare della trasversalità per trovare delle sinergie, perché in Italia questo è un problema macroscopico, abbiamo dei valori incredibili, non sempre sono messi in rete e fanno sinergie, fanno una massa critica forte. La comunicazione, in questo caso io la chiamo in inietta formazione, perché è doppia, innanzitutto bisogna essere anche informati perché molte cose non le sappiamo, c'è una quantità di informazioni incredibili e vanno selezionate. L'altra è proprio formazione, perché poi bisogna applicarle e poi magari formare qualcun altro attraverso anche l'esempio professionale. Quindi colgo l'occasione per mettere anche in studio con i partner di queste cose, eccetera, iniziative che possono essere interessanti su questo tema, anche di trasversalità, perché io imparo sempre da questi momenti e nascono delle idee. Un'ultima cosa anche a Piloso volevo chiedere, non si parla solo poi di grandi imprese, sicurezza e via dicendo, perché voi avete anche una linea di prodotti per artigiani dove anche lì il termine di sicurezza è importante. Se me ne puoi parlare, sì. Accennare è interessante. Abbiamo una linea una vasta gamma di ponteggi, 5-6 modelli in acciaio e 2 modelli in alluminio. Questi in alluminio, l'alluminio voi sapete tutti, pesa un terzo rispetto all'acciaio, costa il doppio, quindi ha una serie di vantaggi e anche di svantaggi, soprattutto in questo periodo, però è un prodotto eccellente. Noi abbiamo realizzato un ponteggio che esteticamente è bellissimo e ha il vantaggio di pesare poco, per cui lo utilizziamo, cioè il target è quello dei restauratori, dei pittori, di coloro che si occupano di cartongesso e questo tipo di lavori qua, che sono dei lavori molto veloci rispetto ai lavori di edilizia, e quindi c'è bisogno di montare e smontare molto velocemente. Tra i pittori spesso ci sono delle donne, i restauratori sono molte volte delle donne, non solo, i restauratori non sono degli edili, non sono un agente di cantiere, quindi non sa montare un ponteggio, non sarebbero in grado, sono persone che non sarebbero in grado di risolvere i problemi che risolvono invece gli operai in cantiere, per cui per loro noi abbiamo dovuto progettare con ancora maggiore attenzione, perché in quel caso lì il nostro target è un target che non sa nulla di montaggio di attrezzatura, deve solo avere dell'attrezzatura che sia facile da smontare, perché nei centri storici c'è poco spazio, i camion grandi non entrano, molto spesso per ristrutturare bisogna salire a piedi, cioè portare il materiale a piedi sulle scale, e quindi abbiamo pensato e progettato questa attrezzatura in alluminio appositamente pensando a loro. Abbiamo brevettato 2 sistemi, perché i sistemi di aggancio, mentre per questo sistema qui richiedono dell'attrezzatura, dei martelli eccetera, questo in alluminio invece può essere montato senza nessun attrezzo, e anche io ho fatto il montaggio di questo, io non sono assolutamente donna da cantiere, ecco. Quindi tanto per dire che, come dicevamo, la progettazione deve partire dall'inizio e non solo, deve essere finalizzata pensando sempre a chi utilizza. Qualcosa? Io direi, se non c'è altro, non ci sono domande, io vi ringrazio e prometto che in qualche modo ci rivedremo a trattare con diversi modi questi temi, perché era volutamente un inizio di un ragionamento, ma anche di un network che metta in luce, comunichi, informi su questi argomenti, per cui vi romperò le scatole altre volte e vi ringrazio del vostro contributo. Grazie.
di donne.